La fecondazione in vitro è una tecnica della medicina della riproduzione in grado di fecondare un ovulo con uno spermatozoo all'esterno dell'utero. Le indicazioni per la fecondazione in vitro sono l'occlusione tubarica bilaterale, il fattore maschile, la riserva ovarica diminuita, il fallimento delle tecniche come le inseminazioni intrauterine. Attraverso delle iniezioni sottocutanee si somministrano degli ormoni affinché le ovaie producano più follicoli. La crescita follicolare sarà monitorata attraverso delle ecografie e dosaggi ormonali fino a quando i follicoli saranno pronti per l'ovulazione. Il prelievo degli ovociti si realizza in sala operatoria con una leggera anestesia. Durante la sedazione per via vaginale sotto guida ecografica si aspira nelle provette il liquido di ogni follicolo. Le provette vengono passate alla biologa che al microscopio individua gli ovociti. Esistono due tipi di fecondazione. La fecondazione in vitro classica, che consiste nel mettere nella stessa provetta gli ovociti e gli spermatozoi e la fecondazione avviene spontaneamente, oppure l'ICSI, che consiste nell'iniezione di uno spermatozoo selezionato in ogni ovocita. La scelta tra queste due tecniche viene effettuata in base alle caratteristiche del seme. Il giorno successivo si potrà vedere quanti ovuli fecondati sono stati ottenuti e di questi uno o due sono lasciati in coltura per il transfer, mentre gli altri sono congelati. Gli embrioni vengono trasferiti nell'utero della donna attraverso un soffice catetere. È un procedimento indolore che non necessita dell'anestesia. Dopo 2 settimane il test di gravidanza ci dirà se il risultato è positivo. In questo caso, già dopo 2 settimane si potrà effettuare un'ecografia che permetterà di visualizzare l'embrione e l'attività cardiaca.